Ciao, parliamo dell'installazione del mobile Nordberg di IKEA che ci permette di creare una piccola postazione di lavoro all'interno di una stanza, l'ideale per tempi di smart working all'interno di una casa in cui magari gli spazi e la superficie non è molto ampia. Niente, seguite questo piccolo video, cercherò di farvi vedere come si monta e il risultato finale che si ottiene. Ciao! Ok, in tempo di smart working avevo bisogno di trovare un po' di spazio in casa e una soluzione abbastanza compatta per creare un tavolino a muro l'ho trovata presso IKEA con il ribaltino, chiamiamolo, o questo tavolino da muro che si chiama Nordberg. L'ho acquistato online, mi è arrivato e adesso lo andremo ad esaminare e a fare una breve recensione, sperando che non sia una delusione. Consueto imballaggio IKEA, veramente compatto, nulla da dire. Vediamo la ferramenta, qualche cerniera, consuete istruzioni. E adesso andiamo ad esaminare i vari pezzi. Ok, partiamo dalle consuete istruzioni IKEA, molto chiare. Si tratta di prendere queste due staffe e di fissarle con le viti che sono in dotazione. Ok, le staffe sono state montate, si tratta di fissare semplicemente usando 6 viti in dotazione e usando l'avvitatore per evitare e facilitare il montaggio. Il prossimo step è quello di montare le 3 cerniere che sono in dotazione in questa parte del piccolo ripiano. Avvitare le viti è sempre molto molto semplice, è un'operazione che non richiede particolari attenzioni. Basta, come dire, mettersi verticali e poi far partire l'avvitatore. Ecco qua, le 3 cerniere sono state applicate. Applichiamo ora questo elemento plastico nella parte sotto del nostro ripiano. Anche in questo caso verranno applicate queste viti da legno, molto semplici, e l'operazione non richiede particolari difficoltà. Questo è il nostro spazio in cui andremo ad applicare il nostro mini tavolino da muro. Dovremmo stare attenti ai cavi elettrici che ci sono alle spalle del ripiano. Quindi qui siamo in una zona letto e qui c'è la nostra porta finestra. Qui ci creeremo la nostra piccola zona
zona e stazione di smart working. Altezza del tavolino 76 cm, abbiamo fatto la media tra il tavolo della cucina e il tavolo del giardino, e quindi più o meno la misura è intorno ai 76 cm di altezza per dare una certa confortevolezza quando si è seduti, cioè il tavolo non deve né essere né troppo basso né troppo alto. Detto questo, adesso andremo a fare i primi posizionamenti della nostra mensola. Allora, abbiamo trovato dove fare i fori. I fori li faremo qua, qua, qua e qua. E andremo a mettere la nostra mensola in questa posizione. Circa. Adesso si tratta di realizzare il primo foro, che era qua. Lo facciamo un piccolo punto, no? Si mette una vite qui e poi si fa un colpettino. Questo serve perché quando la punta arriva troverà già un piccolo preforo e il foro verrà esattamente nel punto che vogliamo noi. Mettiamo qua questo post-it un po' fatto a barca in modo tale che poi tutta la polvere del mattone si accumuli qui e non caschi per terra. È un elemento piccolo ma che farà felice. Tutto sommato va bene, dai. Metti bolla, si mette il verticale. Ok, fino a quando la bolla sta al centro delle lineette e traccio la posizione di questi due fori. A questo punto tolgo la bolla e tolgo lo soffio. Abbiamo applicato il nostro ripiano a questa mensolina tramite queste cerniere che sono applicate al di sotto. E adesso bisogna prendere questo elemento e andarlo a inserire all'interno della staffa della mensola. Questo perno va spinto all'insù fino a quando non scatta all'interno del foro. Ecco qua. Il nostro elemento è applicato. Facciamo l'ultima verifica andando a stringere bene queste viti. Quindi, in conclusione, per smontare il nostro tavolo dovrà alzare un attimino il piano, richiudere e abbassare, e quindi il prodotto è così applicato. Lo rivediamo montato, si gira la staffa, si appoggia e tutto è a posto.
applicato, tendenzialmente mi sembra abbastanza solido. E niente, basta. Adesso riapplichiamo il nostro quadro elettrico. Ecco qua la sutura Norberg applicata. Sinceramente mi sembra tutto a posto. Come vedete sotto ho fatto lo slalom tra le varie prese, scatole di derivazione e compagnia bella. Adesso vediamo il prodotto quando si deve chiudere, si alza un po' il ribaltino e poi si va in chiusura. Questa è la posizione di chiuso e adesso vediamo con la finestra. Come vediamo si sposa abbastanza bene. Sono dovuto stare per forza qua perché altrimenti andavo esattamente sopra la scatola di derivazione e la cosa non era corretta. Come mensolina può anche essere utilizzata per eventualmente applicarci un televisore, volendo. C'è anche lo spazio per... oggi sono ultra piatti, quindi ci stanno. E quindi questa è l'applicazione del Norberg in periodo in cui serve una piccola postazione di lavoro come in camera, e laddove non c'è spazio questa ritengo che sia una soluzione discreta. Addirittura per appoggiarsi eventualmente un piccolo televisore. E quindi personalmente credo che questo prodotto sia decisamente interessante, soprattutto in una casa in cui gli spazi sono particolarmente ridotti. Il tavolino, una volta richiuso, praticamente porta l'ingombro a zero, e questo è il suo valore aggiunto. Certamente non potete pretendere di ballarci di sopra, però appoggiarci un personal computer, un block notice, lo rende una postazione perfetta per uno smart working leggero, cioè giornaliero, in cui magari al termine della giornata si può richiudere tutto e dare alla stanza nuovamente la stessa funzionalità originaria. Quindi tutto sommato è una soluzione che io consiglio.